know what he really does for a living. Massimo is not an Italian language instructor. Massimo is, tell him, a live publisher. Massimo is a publisher. He's a journalist. He's a member of the Italian journalistic community. But he's been working on a new single. And he's going to show it to you right now. Catania. Quindi che significa? C'è un ricevimento? No, cambiare una tesa e a portare a Catania. Esatto. Allora, Chiscio, un po' una soffiata che ha sentito no, lei. Sono passate tre autobotti destinate a Catania. Può essere Caltagirone, ma può essere... Quella che è arrivata per Gela già capito. Si è finita, che è arrivata a Ciantina Pesce. Ho capito. Bene signori, siamo all'hotel Sileno, come si può vedere qua l'hotel Sileno, e siccome Vincenzo doveva fare benzina, no nafta, e abbiamo trovato qua una specie di fila, blocco proprio, che non si capisce se è la fila per fare la nafta, la benzina, oppure se il blocco si è trasferito qua dai Forconi a Inoltranza. Ora andiamo a chiedere qua alle persone. Come? Ma cana, troppo subito potremmo mettere di panina? Scusate, Rai Gela siamo. No, dico, cosa sono queste macchine? Lei è uno, c'ha una macchina posteggiata sì, di queste? Sì, in mondo però. Ah, e come mai sono posteggiate ferme? Perché si sparsa la voce che dovrebbe arrivare qua un riforme. Ah, quindi cioè, per adesso non ce n'è, diciamo, dovrebbe arrivare, quindi sì, tutto... ma se lei già si avvicina vede tanta gente con le taniche, con ho le capito, cose. Ma allora è tipo la posta, come quando uno no, va a prendere il numero. La posta, perché qua i tempi d'attesa sarebbero più lunghi. Rai Gela siamo. No, dice che come la posta si prende il numero, deve arrivare la benzina. Sì, deve arrivare. Lei c'ha la macchina posteggiata qua e sta aspettando. Ho capito. Se ha la volta arrivo camion però, no? Qua mi arrivare. Arrivare, è soccorso. Quindi fino a quando non si finisce, tutto si allinghia in Italia. Aspettare. No, ho no, capito. No, no. Ah, no, 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 che? Più di 20 euro a persona. Ah, viene, come si dice? Razionata. Perfetto, razionalizzata. Più di 20 euro a persona non ne danno. Ho capito, va bene. Poi un'altra domanda se vuole rispondere. Ma questa protesta lei è favorevole oppure è favorevole ma non per i metodi oppure se, sì per i metodi? Se si ottiene qualcosa sono favorevole. Ho capito. Se si ottiene qualcosa siamo favorevoli. E in questo... Anche perché noi abbiamo uno statuto e questo statuto i signori politici non l'hanno mai fatto rispettare perché sono stati sempre tiraggiacca di chi di Roma. Perché Ho se capito. Loro avrebbero fatto rispettare da molti anni certo, fa sì. Lo statuto che abbiamo noi, tutto questo casino non ha successo. Sì, sì, però parlamene chiaro, cioè io praticamente, cioè se a mia sta protesta, io verrei sogno qua protesta. Sì. Per i diritti, però sì, non sì. Mi piace questa cosa che mamma non ha trovato l'acqua o supermercato. Loro hanno fatto uno sbaglio dall'inizio, specialmente i prodotti di necessità, mangiare, vivere. Si organizzava cose. Quelli dovrebbero farli passare. Come hanno fatto passare cose farmaceutiche, come venia bella. Ci sono altri tipi di fare proteste, io certo. Sono d'accordo alla protesta, però se cammare restare tutto molti vanno è impossibile. Se questa protesta in un certo modo lei la ritiene... O prima a combattere sono stato io. Perfetto. E sono tuttora io. Perfetto. Una bellissima assise civica, dobbiamo ringraziare molte persone per tutto quello che c'è qua, la civiltà che si dimostra nel... che si manifesta nel 2012 e tutto questo perché non avete saputo, voi di Rai Gela probabilmente, non sapete che in questi giorni ogni mezz'ora, ogni ora è stato organizzato un consiglio comunale straordinario proprio perché c'era bisogno di parlare tra i cittadini e la politica e nonostante tutti i vari incontri che sono stati fatti siamo arrivati a questa situazione. Mi è venuta un'idea, come dire esempio... Abbiamo parlato tipo esempio, se questa protesta, tipo si faceva, che ne saccio, arriva un camion che è Pomaroro, no? Che è Pomaroro, allora u ferme ci dice, senti, non è venuto il Pomaroro, i palagonini, vabbè, può passare. Ne arriva un auto che è Mulingiane, dice, senti, non è venuto il Mulingiane, te ne puoi dire. Però, lista, perciò. Però nello stesso tempo rimpiazzare quel camion di Mulingiane con la Mulingiana nostrana. Oh no, non sarebbe un blocco perfettissimo. Federalismo agricolo questo. Preciso. Tipo esempio, c'è anche bloccare, so come una vena, come dice. Per esempio, no, arriva un dirri banane. Dice, tu ne non usci banane. Dice, dopo la conia. Vabbè, può passare. Arriva un altro dirri Mulingiane, no? Dice, tu ne non usci Mulingiane.
te ne puoi ir. Igiene, giusto? Giusto. E nello stesso tempo, organizzare del rambiazzare simulingiani qua. Sì. Ma in questa maniera, secondo me, si sembelizzizza. Come si dice? Sì, esatto, no, si se è un popolo, vorrei. Se tutti facciamo così, non c'è bisogno di ci sacrifici. Noi per necessario questo sciopero. Esatto, no. Ma poi un'altra cosa che ho notato è che pare che mi sa che ci sono pure i raccomandati che saltano la fila, vero? Sì. Non si può. Questi raccomandati sono dappertutto. Fare consumare alla gente i prodotti siciliani. Esatto, anche questo è giusto. Cioè, perché, questo tipo, è giusto. Tipo ad esempio, arriva un camion, no? Per dire che pomarolo. Esatto. Non avevano il pomarolo. Te ne puoi ir, esatto, per dire. Esatto. Però nello stesso tempo vorrei procurarci che i siciliani a chi non ci avevano a arrivare si pomarolo. O te cattacchisse. E si smesse a roba nostra. A lei sta cosa ci piacesse, tipo. Certo, come? Con... Una cosa nostra, come piace. Dico i pomarolo per dire, va. Dico i pomarolo per dire, tutto cosa. Quel prodotto che di prima necessità ed è siciliano, io sono d'accordissimo. Perfetto. D'accordissimo. Allora. Certo, grazie. Se non abbiamo prodotti siciliani. Cioè, organizzare la cosa. Li facemmo passare per ora. Passare, un tempo che li producemmo, esatto, giusto? Esatto, perfetto. Esatto. Chi sta secondo me? Una cosa bellissima. Ciao Alessandro! Tu vai a legna, eh? Io vado a legna, anzi a canne vado. Non hai bisogno di carburare. No. Vai. Ciao. Saluta Rai Gela. Ciao Rai Gela. Poi saluto Rai Gela. È contento o non è contento di tutta questa situazione? Assolutamente no. No, perfetto. Se tipo i block fossero, cioè come dire, controllati, tipo ad esempio per fare consumare i prodotti siciliani, secondo te se tipo facessero una cosa del genere, per sensibilizzare pure il popolo ad acquistare i prodotti siciliani? Volendo sì, tutto sta di fatto che quando se lo fanno anche pagare poi se lo mettono i prezzi. Certo, deve essere logico, deve essere pure logico, agli essere vorrei, se no che senso ha certo, fare... Certo, no, ma chissà prima cosa che deve costare poco al popolo. Signor Pa, lei... Io sono qua come tutti i cittadini, sì, e gli amici però... per fare benzina. Esatto, no, perché non è... cioè, abbiamo chiesto qualcuno che vuole parlare e sono pochi quelli che... A lei ci vado a parlare, vero? No, ma chi ne so, mi fare domande perché... No, non mi fare parlare. Marì, perché... buonasera, siete tipo protezione civile, alle volte succede qualcosa? O per caso no, qua no, dove... stiamo aspettando... Ah, proprio la NAF. E avete preso il numero oppure no, voi passate prima? Passiamo prima. Ah, passate prima, meno male, almeno questo. Il fatto che si dice che ci sia la politica che si va a infiltrare di sti forconi. No. Lei ha volesse? No. Ecco, assolutamente. Allora dicemmi cille persone. Una apolitica, se sa fare questa cosa, deve un navole. Fuori. Fuori. Chiunque non, sia, giusto? Se no a questo punto facciamo politica. Esatto. Politica esatto. Non va bene. Grazie. Questa è una rivolta del popolo. Un diritto che il popolo chiede. E riguardo la politica, che dice che vociase la politica, no, no. Siete pure d'accordo ai voliti politici? No. Poco fa ho chiesto, ma si dice in giro che ci possono essere infiltrazioni politiche, si vuono, vuono strumentalizzare la cosa. Infiltrare. Ecco, lei eventualmente c'è qualche fazione, anche la sua, che entra, sarebbe favorevole? Assolutamente, noi stiamo aprendo ai clan proprio per questo, perché è giusto dare anche, come dire, spazio alla diverse politica. Opportunità a tanti clan, associazioni, tutti. Non è favorevole praticamente. No, assolutamente, esatto. No, siamo alla voto non si capiva la metafora. Noi siamo per la casta serie. Alla voto non si capiva la metafora, va bene. Alfredo mi chiama. Alfredo Rai Gela. Va bene. Vuole dire come si chiama, se vuole? Io Rosario mi chiamo. Perfetto, grazie. Prego. Signor Rosario, io Totò mi chiamo, grazie. Ciao. Lo conosco. Grazie, bene, perfetto. Io mi chiamo sono Terlati, no. Antonio Terlati, perfetto, grazie. Disoccupato. Io vorrei. Ciao caro. Tutto strumentalizzato. Ti ringrazio, anzi mandiamo la linea in studio con il signore qua che non so come si chiama, se lo vuoi. Antonio Cubato. Tale qua. Ma siamo amici su Maria, non l'avevo riconosciuto. Ciao. Bene, a voi la linea in studio e Radio G. Ma poi ci sono Andure, dice Radio G, Rai G. Rai G. A te ti pariva Rai. No, è proprio Rai G. Perciò parto da canone mio, va a finisce Magrattia e mi parla da casta. Verità. Rai G, la voi la linea studio. What he really does for a living. Massimo is not an Italian language instructor. Massimo is, tell him, a live publisher. Massimo is a publisher. He's a journalist. Member of the Italian journalistic community. But
He's been working on a new single and he's going to show it to you right now. Tengo una minchia tanta, tengo una minchia a così, tengo una minchia tanta.